grandi pozzi verticali, strettoie mozzafiato, un dedalo di cunicoli e gallerie che si snodano in ogni direzione. Questo è il mondo che si nasconde all'interno delle montagne del nostro pianeta. Dell'esplorazione di questi abissi, che talvolta superano la profondità di 1000 metri e la lunghezza di centinaia di chilometri, si occupano gli speleologi. La progressione in grotta è resa difficile dalle condizioni ambientali avverse, ma compito ancora più arduo è quello di documentare una spedizione con immagini filmate. La temperatura è costante intorno ai 6 gradi. L'umidità si aggira sempre intorno a valori prossimi al 99% e tutte le luci necessarie per le riprese e la scoperta di nuove vie devono essere trasportate a spalla, insieme alle attrezzature indispensabili per il superamento di ogni genere di difficoltà. Naturalmente la scoperta di un vasto sistema di grotte non si improvvisa. Sono necessarie conoscenze di geologia e spesso lunghe esplorazioni anche all'esterno, lungo le creste e le pareti delle montagne. L'individuazione di un fiume che sgorga improvviso dalla viva roccia è segno sicuro di un grande sistema di gallerie sotterranee, anche se non è detto che rappresenti il punto migliore per penetrare nella montagna. Spesso gli ingressi vanno ricercati a una quota superiore e non di rado in zone impervie. Le grotte più interessanti per gli esploratori, quelle di maggiori dimensioni, si aprono sempre all'interno di rocce calcaree. L'avventura può iniziare con la discesa di un grande pozzo a cielo aperto. Contrariamente a quanto si pensa, queste grandi voragini non si formano dall'esterno verso l'interno, ma rappresentano l'ultimo atto della fase di crescita di una cavità. La grotta esiste prima senza sbocchi in superficie. Per un fenomeno chiamato erosione inversa, inizia in seguito una serie di crolli che hanno luogo nello stesso punto di una volta sotterranea. A un certo momento, solo un piccolo diaframma di roccia separa la grotta dal mondo esterno. A far crollare quest'ultima barriera basta poco: un temporale o l'azione disgregatrice del gelo. La calata in questi baratri viene effettuata con l'ausilio di corde e di particolari attrezzi che permettono di dosare la velocità di discesa, assicurando contemporaneamente la massima sicurezza all'esploratore. Giunti alla base del primo pozzo, è facile trovare un reticolo di gallerie. In epoche remote erano percorse da fiumi sotterranei, ma ora questi scorrono a livelli inferiori, continuando la loro opera di erosione. In queste zone è necessario guardarsi dal pericolo di una piena che potrebbe far risalire il livello delle acque talvolta anche in pochi secondi. Una causa di questo pericolosissimo fenomeno sono i forti temporali che si verificano nel periodo di disgelo primaverile. In questo caso, tutte le acque provenienti dalla superficie vengono drenate dalla cavità e il livello dei fiumi sotterranei può salire fino a colmare intere gallerie. Thank you.
In speleologia, uno dei principali scopi è quello di scendere il più possibile nelle viscere della Terra, quindi ogni nuova difficoltà verticale viene accolta con gioia. La discesa di un pozzo interno è sempre una grande emozione e porta a illuminare per la prima volta terre mai percorse dall'uomo. L'aspetto tecnico non deve essere mai trascurato. La chiodatura deve essere impeccabile e tutti i materiali sono di prim'ordine. Non bisogna mai tentare un'avventura in grotta senza esserne preparati. Anche in zone caratterizzate da aspetti morfologici come questi, che prendono il nome di pozzo a cascata, è sempre presente l'eventualità di una piena. L'acqua che cade dalle volte, continuando a modellare le pareti del pozzo, consente la discesa solamente in periodi di magra, quando l'apporto idrico è paragonabile ad una normale pioggia, ma può bloccare gli esploratori quando lo stillicidio si trasforma in una rombante cascata. Passaggi particolarmente stretti consentono di proseguire nelle esplorazioni e conducono in ambienti di rara bellezza. È qui che si nascondono formazioni cristalline che assumono mille aspetti diversi, anche se la materia prima, abilmente lavorata dalla natura, è sempre la stessa. A seconda delle condizioni microclimatiche dei vari angoli in cui le concrezioni si sviluppano, il carbonato di calcio che le compone cambia forma e colore. Uno degli aspetti più curiosi è costituito dalle pisoliti o perle delle caverne. Non si tratta di sassi arrotondati, ma di vere e proprie perle che nascono e crescono intorno ad un nucleo centrale che può talvolta essere costituito da un semplice granello di sabbia. Le pisoliti crescono di volume sottraendo carbonato di calcio all'acqua che le bagna, ma non si attaccano mai alla base su cui sono appoggiate. Questo grazie al movimento impresso loro dallo stesso velo d'acqua che le ricopre. Stalattiti e stalagmiti rappresentano invece la forma di concrezione più nota e comune. Si calcola che anche nelle condizioni più favorevoli la velocità di accrescimento non superi il millimetro all'anno. L'osservazione scientifica di questi ornamenti sotterranei consente di stabilirne l'età. L'esame della sezione di una stalattite permette di ricostruire le vicende geologiche che la grotta ha attraversato. Anelli concentrici, simili a quelli dei tronchi d'albero, possono rivelare ad esempio quante migliaia di anni sono trascorsi dall'ultima era glaciale e di quanto la concrezione sia cresciuta da quell'epoca. Ogni 8-10 ore circa è necessario caricare il generatore di gas per la reazione tra acqua e carburo di calcio sviluppa acetilene, il combustibile che serve per l'illuminazione. Per tornare al mondo del sole, quasi sempre è necessario ripercorrere in salita il cammino prima esplorato in discesa.
Solo una lunga esperienza consente di non perdersi in questi labirinti. Le vie percorse dagli speleologi non sono altro che microfratture che si sono prodotte nella roccia durante la fase di sollevamento dello strato roccioso, attraverso la quale si sono formate le montagne. Poi si sono allargate e modellate, grazie anche all'erosione delle acque sotterranee. Il processo di formazione delle grotte non è raro. Nelle montagne calcaree di tutta la Terra si può essere certi ci siano grotte. Ogni catena montuosa nasconde uno dei tanti miracoli della natura e un universo da immaginare.